sono stati inaugurati oggi i locali del pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria. Nei nuovi locali è stata allocata la camera calda, 4 aree d'emergenza, la sala dei codici bianchi, la sala d'attesa, l'area triage e l'area di osservazione breve, oltre ad un ambiente per gli accertamenti diagnostici ed un ingresso dedicato per i pazienti infetti. Una seconda parte dei lavori, invece ancora in corso, prevede la riqualificazione del blocco già esistente, dove nasceranno un'area di osservazione breve, intensiva e le stanze di degenza. I lavori consentono di rispondere meglio alle esigenze della comunità, anche se purtroppo la carenza di organico ed in particolare di medici grava e non poco. Intanto migliora l'offerta nei confronti dei cittadini. Dobbiamo anche pensare che il pronto soccorso di Vittoria è il quarto come numero di accessi in tutta la Sicilia e quindi i cittadini avevano bisogno di una struttura efficiente, di una struttura che è dotata di tecnologie avanzate, di struttura nuova, per cui l'accoglienza è alla base della nostra mission, cioè quella di accogliere i cittadini e di soddisfarle a 360 gradi. Il problema è sempre lo stesso, cioè che i medici mancano e quindi dobbiamo barcamenarci per fare i turni, ma quantomeno c'è una struttura nuova, un locale nuovo. Una fase importante è un progetto più complesso e più complessivo che guarda l'iter diagnostico e terapeutico del paziente a partire dall'ambulatorio alla fase acuta, alla fase post-acuta e alla riabilitazione in lungo degenza. All'interno di questo la dimensione emergenziale è fondamentale. Oggi noi restituiamo alla comunità un lavoro iniziato dai miei predecessori molto complesso e sono particolarmente contento di poter chiudere questa fase. Un esempio interessante di completamento di opere che ritornano a beneficio della comunità di riferimento con la collaborazione fattiva di tanti attori interni e esterni che si sono alternati nel portare avanti questo progetto. Dicevo, il progetto della riapertura del pronto soccorso si iscrive all'interno di un puzzle più complesso che richiede la collaborazione innanzitutto del territorio, laddove la funzione primaria del distretto e degli attori del distretto è quella di fungere da filtro per gli accessi impropri, perché altrimenti il pronto soccorso ritorna ad essere un collo di bottiglia. Questo significa che dobbiamo avere una strategia sistemica, pienamente collaborativa, che concretamente implica incontrare gli attori del distretto, in primis i medici di medicina generale, che sono attori fondamentali per questa strategia. Allora io voglio comprendere con loro le criticità, i fabbisogni e stilare con loro un piano che possa portare sempre più e sempre meglio a soddisfare i bisogni di salute prima che si trasformino in acuti che richiedono evidentemente una occupazione e un posto letto in ricovero ordinario.